La sicurezza e la tutela delle libertà, il tema del convegno promosso dalla segreteria provinciale del SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia, in occasione dell'ottavo congresso provinciale per l'elezione del segretario e dei componenti degli organi statutari della struttura sindacale. Un momento di confronto per analizzare i problemi che attanagliano la categoria e l'impegno profuso dal sindacato a tutela dei poliziotti e della sicurezza. Il SIAP infatti è uno dei protagonisti al tavolo per il riordino della Polizia di Stato, con una piattaforma di rivendicazioni presentata lo scorso 24 giugno. Ci sono, diciamo, una serie di questioni importanti che stanno cambiando la visione dei cittadini anche rispetto alle libertà, come noi percepiamo le nuove libertà e le privazioni a cui possiamo essere sottoposti, per esempio in tema di privacy, per guardare, diciamo, una conquista che abbiamo fatto nel corso degli anni, ridurre i livelli di privacy per migliorare la qualità della sicurezza, perché è il mondo in trasformazione, quindi su questo ci si interroga con la magistratura, con lo Stato, con la prefettura, il questore, con i poliziotti che hanno una sensibilità particolare a questi temi e che rivendicano, diciamo, una diversa considerazione del loro lavoro e anche dei loro trattamenti retributivi, perché da questo passa non solo la dignità professionale. Serve una capacità di rendere più efficiente il sistema. Questo è il primo punto. Poi serve rispondere ai cittadini che ci chiedono una giustizia più certa, la certezza della pena. Sono state alla Camera dei Deputati nei mesi scorsi aumentate le pene sopra i 4 anni, in maniera che la magistratura abbia la possibilità di imporre sin da subito delle misure cautelari di arresto. Terza risposta è quella che riguarda l'amministrazione degli enti locali. I comuni sono attori fondamentali, ovviamente insieme ai questori e ai prefetti, della sicurezza nelle nostre comunità. Anche quello che dipende dalla possibilità di investimento dei comuni, degli enti locali, anche delle regioni, è il terzo elemento che compone il mosaico di misure che noi abbiamo già preso e che speriamo che diano i frutti. Stiamo lavorando adesso alla riorganizzazione complessiva del modello, alla semplificazione, a togliere le sovrapposizioni. Ci stiamo muovendo per rispondere alle tante domande di sicurezza che ci vengono ai cittadini senza fare demagogia e producendo azioni concrete. Durante l'ottavo congresso, che ha visto raccolta circa 80 delegati provenienti da tutti gli uffici della polizia presenti in provincia, comprese le specialità, è stato confermato alla guida della segreteria provinciale Giuseppe Porrovecchio.